Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi ho un video molto particolare e speciale perché in pratica ho chiesto alla mia ragazza di preparare lei un video in cui lei fa 15 gesti italiani, quindi posso indovinare io se conosco il significato dei suoi gesti. Quindi guarderemo questo video insieme per la prima volta e quando vedo un suo gesto posso indovinare il significato e poi lei dirà la risposta se avevo ragione o se ho sbagliato. Quindi iniziamo subito con il suo video a cui risponderò io e poi lei mi darà la risposta, eccetera, cose così. Quindi iniziamo con il suo video che ho qui e adesso possiamo iniziare. Hello baby boy, so I'm here, pronta per aiutarti con la sfida dei gesti. Io sono di Roma, quindi potrebbe essere che l'interpretazione dei miei gesti sia un po' influenzata dalla mia regione di provenienza. Però sono abbastanza sicura che la maggior parte dei gesti siano nazionali, quindi vediamo. Premetto, in questo momento Brian è in cucina con le cuffiette che ascolta la musica, quindi non sente niente di quello che sto dicendo. E it's true. Good luck baby, vediamo quanti ne indovini. Gesto numero 1. Un'altra volta. Ok, quindi questo o qualcosa vuol dire tipo è ora di andare via, tipo andiamo, penso. Gesto numero 2. Questo è facile perché sono sicura che l'hai già visto. Questo penso vuol dire che può avere due significati. Uno, questa cosa non funziona più, oppure non c'è più, tipo basta così, tipo non ci sono più contenuti o qualcosa del genere, non lo so. Andiamo al terzo. In realtà lo so che ci sono un paio di interpretazioni di questo gesto. Thank you. Però le puoi dare tutte e due. Wow. Okay. Adesso, gesto numero 3. Per questo gesto è importante che guardi anche la faccia, perché se ti concentri solo sulle mani potresti dare un'interpretazione un po' sbagliata. Quindi gesto numero 3. Oh, allora, beh, ci possono essere molti significati per questo. O non so leggere la faccia, però tipo fa paura. Fa paura o c'è tanta gente, tipo affollato. Non so quale, leggendo solo la faccia. Oddio, com'è strano, io non sono una youtuber, è così strano parlare di una videocamera. Comunque. Lo è. Gesto numero 4. Anzi, per questo in realtà sono due gesti, ma hanno un significato simile, quindi facciamo che la domanda numero 4 sono questi due gesti con un significato simile. Oppure? Significato simile? Sono sicura che questo lo capisci. Mi sa che in America ne usano uno simile di gesto. Questo vuol dire tipo tagliare con forbici, penso. Questo sinceramente non lo so per niente. Non l'ho mai visto questo, però questo sarà tipo tagliare. Tipo, mi devo tagliare i capelli. Qualcosa del genere. Vediamo. Non sono sicuro. Gesto numero 5. Questo qui è per te. Te lo faccio spesso. Questo in Giappone vuol dire no. Però aspetta, questo me lo fai spesso? Non sono sicuro. Di nuovo, non lo so. Tipo no. Gesto numero... Oh! Sei. Questo penso è tipo è fuori testa. O tipo è pazzo. Qualcosa, non lo so. Questo è iconico. Questo qui può voler dire tante cose. Però principalmente... dai però, siamo seri, oh. Ma stiamo scherzando. È il gesto forse più famoso. Notare anche l'espressione facciale. L'espressione, sì. Gesto numero 7. Io personalmente questo gesto non lo uso spesso, però so che è uno dei gesti che rientrano nella nostra gestualità italiana. Ma quante volte dico gesto? Quindi lo metto qui. Gesto numero 7. Allora, questo è tipo occhio, attenzione, furbo, qualcosa del genere, tipo stai attento forse, non lo so. Questo lo conosci. Adesso, gesto numero 8. Questo non sono tanto sicura che tu lo conosca, lo sai, vediamo un po' che dici.
Oh my god. Questo non lo so, sembra tipo una scimmia o qualcosa tipo. Non lo so per niente, potrei solo indovinare. Vuol dire tipo, non lo so, tipo sono, sinceramente non ho la minima idea cosa vuol dire questo. Come però dire? È strano. Adesso, gesto numero 9. Per questo gesto, forse mi devo alzare perché sennò non si vede. Gesto numero 9. Ho fame, penso. Ho fame. Quindi forse proprio per questo. Ne avete tanti di strani, tipo. Va bene. Adesso, gesto numero 10. Per questo gesto, tieni in considerazione la faccia. E va la bene. Posizione delle mani, perché si può confondere con un altro. Va quindi, bene. Gesto numero 10. 10. Che non è... Penso dalla faccia posso capire, tipo, dai, ti prego. Però, aspetta, sta dicendo qualcosa. Non è questo, è questo. Ma è... Con quella faccia, ti prego. Dai, per favore. Qualcosa del genere. È diverso, questo è diverso sicuramente. Adesso ci stiamo avvicinando alla fine. Gesto numero 11. Questo qui forse si usa prevalentemente a Roma. Gesto numero 11. Ti sento, non lo so. Tipo, sì, mi senti? Sì, ti sento. Non lo so, sembra una cosa tra, come si dice, tipo, sordi. Tipo, se non ci senti, tipo, ti sento. Non lo so, di nuovo strano, va bene? Gesto numero 12, questo è facilissimo. E dai, però basta. Oppure tipo, che palle però. Non lo so, ha un significato in sé. Tipo, non ci sono parole però, tipo. E basta, penso. Probabilmente questo gesto, il numero 13, probabilmente lo sai. Va bene. Oh. Scopare. Questo è facile. Scopare. Ma... se ce ne sono già questo, questo e questo e mo c'è questo, ce ne sono troppi con la mano fatto così. Con quella faccia tristissima. Non lo so questo, non l'ho mai visto. E per finire, l'ultimo gesto. Questo sarà tipo, boh, tipo ho fallito. Tipo hai passato l'esame? Ho fallito. Non lo so. 15. What is this? Okay. Rock on? Tipo, amo la musica rock. Oppure tipo, le corna. Penso tipo, tradire. Ah, oh, tipo, tradire, tipo, sta per tradire o qualcosa, non lo so. Com'è andata? Sono un sacco curiosa, lui adesso è lì che aspetta. Baby, vediamo quante ne hai indovinate. Inizio con le soluzioni. La soluzione per il gesto numero 1. Andare via. Vado via. Andiamo via. Se faccio così è più vai via. Va. Se faccio così è più tipo vado, andiamo. È ora. Quindi uno per gesto uno. Gesto numero direi. Due. Non c'è niente, non ci sta. O anche a volte tipo non funziona. Tipo se c'è una cosa che non funziona. Non funziona, non c'è, non va. Due per due. Bravo. Gesto numero tre. Affolato, dicevo. Oh yeah. Hai paura. 3 per 3. Gesto numero grazie. 4. Tagliare. Taglia. Abbrevia, taglia corto. Stringi il discorso. Quindi è tipo stai parlando troppo. Ah. In genere questo qui è tipo quando stai al telefono, taglia, basta. Ok. Qui è più non tipo, mi do il punto. Quello però era il numero 4. Stai dilungando. 3 su 4, ci sta. Con le parole. Gesto numero 5. Questo è. Ma sei scemo. Ho detto fuori testa. Ma sei scemo. Che non è questo. Questo è tipo sa, ma internazionale. Tranne in Giappone. Tranne in Giappone questo qui vuol dire no. Te l'ho però detto. Però comunque puzza, ma
ma sei scemo. È più in alto. Ho detto un po' di testa, mi do il punto. 4 su 5 e ci siamo. Testo numero 6. Ma che stai a di? Ma che dici? Ma di che parli? Yes. 5 su 6. Gesto numero 7. Sei un furbo. Sei un furbo. Grazie, grazie, grazie. 6 su 7, ragazzi. Vedete, conosco i gesti italiani. Mi stai qui. Mi stai qui. Non lo sopporto. Questa cosa mi sta qui. Mi sta qui. E poi non lo so se dire mi sta qui. Non lo so cosa vuol dire me sta qui. Tipo, mi sta addosso, tipo. Me sta qui, non lo sopporto. 6 su 8, non mi do il punto per questo. Grazie. 6 su 8, ragazzi. Ce la sto facendo. Ho fame. 7 su 9. Fame. Fame. Gesto numero 7 su 9. Ma che ci posso fare io? Ma che posso farci? Ah, ho detto ti prego. Penso di aver sbagliato. Quindi gesto numero 11. 8 su 11 sono. No, 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 7 su 10. Ci siamo intesi. Però lo usi più quando sei arrabbiato. No, no, no. Non faresti mai. Non è mi senti. Quindi sono ancora a 7. 7 su 11, ci siamo super giù, ragazzi. Adesso gesto numero 12. Vabbè, questo qui è ovvio. Che pizza. Che pizza. Ma che palle, è una parolaccia. Gesto numero che 13. Pizza, quindi sono a 8. Per qualche motivo sono sicura che questo gesto l'hai indovinato. Quindi andrei al gesto numero 14. Sono a 9. Sola come una scema. Sola. Da sola. Mi hanno lasciato da sola come una scema. Oh, stavo lì. Non lo sapevo per niente. Sono ancora a 10. Gesto numero 15. Le corna. È l'equivalente di rock on e le corna. In inglese. Oh. Baby. Ah, pensavo le corna per tradire. Quindi okay. Ho preso 10 su 15, 2 su 3, 66%, ragazzi, 66.667%. Sono contento con questo risultato. Voglio ringraziare Sonia per aver fatto un bel video. Grazie Sonia, sei stata molto brava e con gesti interessanti e utili per me da sapere, quindi grazie. Adesso ho imparato 5 gesti nuovi, grazie mille. Spero che abbiate riso per questo video. Basta così, ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. Peace.